Oggi abbiamo dato il via ad un progetto che non è soltanto un progetto cinematografico, ma un polo culturale che abbraccia cinema, teatro, arte e solidarietà. Ed è un progetto che si apre alla città, che vede il coinvolgimento di tante associazioni di volontariato che lavorano nell'ambito della cultura, nell'ambito dell'arte, nell'ambito del cinema, nell'ambito della socialità. Ed è un progetto sicuramente che favorirà anche la integrazione, da sottolineare anche la presenza di disabili. E insomma, questo diventa un polo di solidarietà culturale che fa da pandà al polo della solidarietà che nascerà non molto lontano da qui, dove era l'antico seminario. Beh, io tengo molto a che questo locale sia uno spazio pubblico, assieme al giardino possa essere veramente uno spazio aperto a tutta la gente e tutta la gente se lo senta suo, proprio. I progetti illustrati è un connubio molto importante perché si mettono insieme cultura e sociale. Quindi per noi è un'opportunità che abbiamo accolto con molto piacere. Speriamo di poterla portare avanti abbastanza e sicuramente ce la metteremo tutta per creare dei centri, soprattutto per noi, che sono importanti per l'integrazione. Ecco, questa è la cosa che noi teniamo di più, oltre naturalmente i lavori che si possono progettare o che si possono sviluppare. Noi pensiamo a un centro estivo, forse verso settembre magari un dopo scuola, ecco, però sempre orientato sulla integrazione di persone disabili e non, cioè insieme, non a compartimento stagno, insomma. E quindi per ora abbiamo il progetto estivo.